Via Crucis ieri 15 aprile 2022 proprio a Roma, praticamente dove si trova il famosissimo Colosseo. Pensate che una donna russa ed una donna ucraina hanno portato la croce insieme per la 13ª stazione della Via Crucis di Papa Francesco, ripeto, al Colosseo di Roma. Entrambe le donne, scusate il gioco di parole, hanno portato, ripeto, di nuovo la croce insieme nel tratto del tradizionale percorso, ma ovviamente in un religioso silenzio, in un religioso totale silenzio che ovviamente è stato percepibile da ascoltare. Un momento importante, la Via Crucis segna, diciamo così, l'inizio, no? Della Pasqua, che vi ricordo ci sarà proprio domani, domani 17 sarà Pasqua 2022, per poi il 18 di aprile 2022, che sarà lunedì, ci sarà, vi ricordo, Pasquetta, quindi avremo, diciamo così, questa festività, noi la chiamiamo festività, no? Pasqua e Pasquetta, quindi diciamo quello che accadrà sarà ciò. Detto questo, grazie a tutti utenti di YouTube, il video termina qua, Via Crucis 2022, un momento importante, diciamo così, dove ci si raccoglie, no? Ci si sta insieme, si passa anche qualche giornata insieme e magari lunedì di Pasqua, di Pasquetta, si farà qualche bella scampagnata o meglio qualche gita fuori porta, come spesso accade e volentieri accade. Da Natale italiano è tutto, ciao a tutti e buona giornata.